interessante che ha molti aspetti, alcuni che sono quelli più importanti, anche concreti, materiali, che penso alle certificazioni. Le certificazioni sono strumenti importanti, ovviamente vanno fatte con serietà. Ne stavamo parlando qui per battute. Se io penso all'effetto devastante che sta avendo sul rilancio dell'edilizia la totale squalificazione delle certificazioni energetiche, perché l'unica cosa che ha funzionato in un settore drammaticamente colpito dalla crisi come l'edilizia è stato il credito d'imposta e l'ecobonus, che l'anno scorso ha prodotto 28 miliardi di euro di fatturato e, secondo i dati Cresme, Servizio Studi della Camera, 340.000 posti di lavoro fa diretto e indotto. È un settore importantissimo, è un settore del futuro, è un settore in cui tu ottieni una molteplicità di effetti positivi, perché abbatti la bolletta delle famiglie, inquini di meno, consumi meno energia. Tenete conto che noi ci siamo azzardati sull'IMU, che nel 2012 valeva sulla prima casa 235 euro in media, quindi molti hanno pagato di meno, e secondo me ricorderanno più il mal di testa per i nomi cambiati e le file ai commercialisti che non l'effetto materiale. Ma fra una casa costruita bene e una casa costruita male passa una bolletta da 1.500 euro. E a parte questa bolletta si vede tanti vantaggi, tanti lavori, tante innovazioni. Ma se la certificazione energetica è finta e si compra per internet, è così purtroppo, per 30-40 euro, diventa un bollo praticamente, un balzello, non è una cosa seria, questo settore viene squalificato. Non solo i giovani professionisti non trovano lavoro, ma è una direzione dell'economia che viene squalificata, e questo è anche per l'agricoltura, per le produzioni di qualità, è un po' in tutti i campi. Oppure le tante misure che bisogna fare, io appena amico Nicodemo, proprio ieri abbiamo, per merito suo, diciamo soprattutto, è stato votato per l'appunto nella comunitaria il raddoppio, con scontri, della percentuale di arance, che insomma non è una cosa semplicissima, sono sempre pro contro, bisogna analizzare, insomma è una linea, devi far passare un principio. E tante battaglie sono state fatte alla Camera, io alcune sono protagonista anche io, in ogni caso penso alla vicenda dell'olio, penso alla vicenda del chilometro zero, cioè di un'idea di agricoltura che sia in sintonia un po' con questa idea d'Italia. Però vorrei partire dalle ultime considerazioni di Baretta, perché secondo me tutto questo è molto forte se noi lo collochiamo in un ragionamento di risposta alla crisi e di idea d'Italia. C'è tante scelte concrete che devono stare dentro questo filone. Io spero e amo pensare che il voto di maggio ci abbia consegnato più che un segnale, oltre che un segnale politico, un segnale antropologico-culturale. Cioè il segnale di un paese che vuole cambiare e vuole provarci, adesso lo dico in termini un po' crudi, no? Che non vuole soltanto avere una visione criptodepressa, l'elenco dei mali, imprecare alla luna e poi magari non fare nulla, ma che cerchi un po' di capire qual è la sua strada. Su questo peraltro con Union Camera c'è un lavoro costante, in un momento sentiamo un rapporto che io ritengo molto bello, non solo molto interessante, molto bello, c'è un'estetica dei numeri, quando i numeri leggono la realtà diciamo in maniera adeguata e innovativa sull'industria culturale in Italia. Io penso che questo richiede innanzitutto una visione del paese, consentire di dire in termini crudi e poi di arrivare rapidamente a questo settore. Io penso che quando noi facciamo le giaculatorie sulla crisi dell'Italia, vediamo un po' come un'Italia magari un po' troppo indifferenziata. In Italia in questi anni, in una situazione in cui la crisi è figlia di molti fattori, perché c'è una finanza fuori controllo che spesso ha soffocato l'economia reale, c'è il debito pubblico, ci sono i mali antichi del paese, diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza, eccesso di burocrazia, illegalità, nelle sue varie versioni, dal Mose alla terra dei fuochi, insomma ci sono tante articolazioni, e lì lo dico anche per l'antica stima al sottosegretario Oliverio, bisogna stare sul pezzo in maniera fortissima. Insomma, io trovo imbarazzante che si sia nominato due giorni fa, dopo 4 mesi dall'approvazione del decreto, il patrone come coordinatore delle azioni. Sono passati 4 mesi, quel decreto prevedeva che i terreni su cui si coltivava andavano, su cui i contaminanti andavano vietati alla coltivazione. Siamo ancora in una condizione di terreni in cui è vietata la commercializzazione dei prodotti su quei terreni,
che è una presa in giro, scusate la volgarità, perché se uno fa un campo di carciofi, poi che ci fa? Gioca a cricket con quei carciofi? E la prima volta che una partita di carciofi finisce in un circuito di agricoltura di qualità, come ce ne sono di straordinario in quella regione, questo è un danno enorme, diciamo, e non solo un danno sanitario, diciamo, ma è un danno economico, quindi bisogna stare sul pezzo su queste cose, tutti quanti, spesso c'è scoordinamento, diciamo, tra i vari ministeri e tra le istituzioni, uno scoordinamento che, diciamo, non è tollerato, e potremo continuare su Mose e su altri incendi. Però, diciamo, accanto a questi mali antichi, l'economia italiana in questi anni ha avuto un andamento tremendo per quanto riguarda l'economia interna, fiaccata da questi mali antichi e anche dalla paura. La paura ha fermato molto la nostra economia. A me ha colpito che nel 2012 i depositi postali sono aumentati di 15 miliardi di euro. Il deposito postale non è l'alternativa alle Cayman. Non ho conosciuto mai nessuno che mi abbia detto, sono incerto, borsa di Shanghai oppure deposito postale. La mia mamma, che non ha mai messo in pensione, ha i soldi al deposito postale, perché è un libretto postale, è una forma di risparmio, diciamo, di redditi di medio classe, spesso di persone a certa età. Se aumentano di un punto di PIL in un anno, vuol dire che c'è paura. Vuol dire che tu nell'incertezza del futuro, proprio per te, per i figli, per i nipoti, e ti fermi. L'insieme di questi fattori ha depresso fortemente l'economia interna. E noi abbiamo continuato a, come gli auspici, a interpretare l'andamento in più o meno del PIL, che è uno degli indicatori, a volte letto anche male. Per esempio, il calo del 0,1% di quest'anno del PIL è figlio del fatto che abbiamo un inverno mite, ma non l'ha detto nessuno. Cioè, nel senso che siccome abbiamo un inverno mite, si è consumata l'energia, che non è in versione un male. Tenete conto che lo stesso trimestre l'Olanda l'ha calato l'1,4% del PIL, e l'ha calato l'1,4% perché l'Olanda vende metano, e siccome si è venduto meno metano, ma mentre l'economia interna andava così, l'export in questi anni è andato bene. Noi siamo tornati a livelli di export superiori a quelli di prima della crisi. Nell'expo extra Unione Europea siamo aumentati percentualmente più della Germania, con Union Camera che abbiamo recentemente presentato, e con la Fondazione Edison, simbolo di Union Camera e Fondazione Edison, abbiamo presentato un lavoro da cui risulta che, diciamo, una serie di, se volete, provocazioni, ma numeri letti in un'altra maniera, in cui si ricorda peraltro, per farne uno, ma si potrebbero fare altri esempi, che appunto noi siamo uno dei soli 5 paesi al mondo che ha un export manifatturiero, una bilancia manifatturiera sopra 100 miliardi di dollari, sono solo 5 al mondo, no? E questi 5 paesi si chiamano Cina, Germania, Giappone, Corea del Sud e Italia, stop, nel senso, per capire, sono il settore manifatturiero, a proposito di competitività del paese, che anche lì andrebbe distinta, perché non posso sommare i forestali calabresi con o fare la media fra i forestali calabresi senza nessun ipotemo, senza oltraggio alla tua patria, diciamo, con la pelletteria fiorentina, ecco, oppure comunque anche con la chimica di qualità, con la farmaceutica, con tanti settori italiani. Allora, rispetto a questo e rispetto anche all'attrattività del paese, io ricordo peraltro che anche tante giacolatorie, piccole imprese, lì peraltro c'è un ruolo specifico di Union Camera, accompagnare all'estero le piccole e medie imprese che possono produrre prodotti di straordinaria qualità, ma a volte non hanno la cultura e le dimensioni per affacciarsi su mercati che richiedono anche accompagnamenti di ordine legale, finanziario, diplomatico, che spesso le nostre piccole e medie imprese non hanno. Allora, tutto questo ci fa leggere che una situazione in cui c'è un mercato interno da rilanciare con molte azioni, non entro qui nel merito, ma c'è una capacità dell'Italia di collocarsi in un mondo del che cambia, che è molto forte. C'è una domanda d'Italia nel mondo, si è parlato a lungo e non ci torno sopra, sul ragionamento dell'Italian Summit, della potenzialità del recupero di questo comparto in questo settore, ma è una tendenza molto più estesa. Anche con Union Camera, simbolo, stiamo facendo lavoro con Google per accompagnare le piccole e medie imprese nell'export. Abbiamo chiesto a Google di fare un lavoro che non era mai stato fatto, che cioè di individuare
alcune decine di migliaia di voci che avessero a che vedere sostanzialmente con l'Italia, no? E loro hanno monitorato in tutto il mondo l'andamento di queste voci, e il risultato è che solo l'anno scorso queste voci hanno avuto un aumento del 12%. Cioè, in un anno nella rete la domanda di Made in Italy, che è segnalata dai marchi, da prendere, è aumentata del 12%. Questo fa capire che in un mondo che si globalizza c'è una domanda di qualità, che l'Italia può interpretare molto meglio, e lo può interpretare proprio se mantiene altre caratteristiche. Quindi una scommessa sull'innovazione, sulla ricerca, sulla conoscenza, ma con gli esponenti del governo presenti credo di avere una lunghezza d'onda comune. Questo in Italia significa sempre un rapporto con il territorio e con le comunità, perché è difficile capire la Ferrero, Cucinelli non solo l'agroalimentare, allora Novamont, che è la clinica verde, viene inaugurato lunedì prossimo uno stabilimento all'avanguardia in Italia nella zona di Porto Torres. Se non si capisce questo legame con i territori, con le comunità, questa è l'Italia, questo non ce lo dicono le agenzie di rete, non ce lo dice il Fondo Monetario Internazionale, non hanno le categorie, forse ce lo dice di più Papa Francesco, lo dico un po' perché c'è un'idea di un'economia a misura d'uomo in cui l'Italia, proprio puntando sulla qualità che è figlia di innovazioni ma anche di cromosomi antichi, ha più spazio di altri. Ecco, in questo l'agricoltura oggi può svolgere un ruolo di punta molto più che nel passato. Io l'ho sempre pensato così perché non ho mai visto l'agricoltura come il bel mondo antico da accompagnare con dolcezza verso l'eutanasia, ma l'ho visto come una sfida a un'Italia ambiziosa. Questo significa scontri, perché ieri in prima pagina sul Corriere della Sera c'era un articolo molto spinto per l'ennesima volta a favore degli OGM. Sappiamo che ci sono interessi commerciali fortissimi in quella direzione, e tutti quelli che hanno un minimo di buonsenso capiscono che al di là del dibattito sulla nocività, che per me non interessa moltissimo, cioè nel senso che io non sono, onestamente non penso che gli OGM siano il male del mondo dal punto di vista della sanità, è evidente che se noi dobbiamo competere con le parole dell'Arizona sulla quantità abbiamo perso. Possiamo metterci l'anima in pace, che la nostra forza, non solo la forza della Granda, ma anche la forza dell'Italia, diciamo, è quella di competere sulla qualità, perché se quello è il terreno, le colline piemontesi uccideranno quasi qualsiasi posto d'Italia. Allora in questa partita gli OGM non ci stanno, perché gli OGM sono un altro tipo di agricoltura, sono un tipo di agricoltura che è grande quantità, bassa qualità, e noi giriamo intorno al problema. Poi capiamo se hanno un effetto ambientale e sanitario, non voglio aprire il dibattito. Se non si capisce questo, in questo come in altri campi, abbiamo perso, e ci aiutano a capirlo non l'ipotesi sul futuro, ma quello che è accaduto nel passato, perché quando l'export agroalimentare italiano arriva a 33 miliardi di euro l'anno scorso, quando il vino l'anno scorso fa il picco dell'export, esportando credo 7-8 volte più di quanto si esportava all'epoca del metanolo, per capirci, mentre produce il 50% in meno. Il vino è stato l'apristrada di quello che hanno fatto tutti i settori produttivi italiani, perché se uno va a vedere cosa fanno gli orafi di Vicenza o i calzaturieri marchigiani, vede che nel corso di questi anni è avuto un passaggio enorme dalla quantità alla qualità. Tu produci meno prezzi, ma questi valgono molto di più, perché occupi quello spazio nel mondo. Se noi vogliamo competere con Guangdong abbassando i prezzi, i diritti o le garanzie ambientali, non è che facciamo un'opera ingiusta, facciamo un'opera stupida, perché su quel terreno perdiamo. È come se dovessi competere per gli occhi di una fanciulla con Mike Tyson e facessi a botte con lui. Non sarei particolarmente, a mio che non lo legano, diciamo, sarei particolarmente vocato, dovrei cercare di essere più simpatico, più diretto, magari effetto lo stesso. Però allora in questo, e chiudo, c'è un ruolo fondamentale dell'agricoltura, che oggi non è più la Cenerentola, ma è un pezzo del pacchetto di rischio dell'idea di dare nel mondo. E l'idea di dare nel mondo, quelle 30-40 mila voci analizzate da Google, è indivisa. La ferita delle forze del MOSE, la palla, la scarpa di Lavalle, non so se è chiaro, e quando De La Valle restaura il Colosseo, tipo De La Valle per dire altro, tipo Cucinello fa la Petrusca a Perugia, le Fendi, la Fontana di Trevi, eccetera, eccetera,
fa un'operazione economicamente furba, non è che fa un atto di bontà, fa anche un atto di mecenatismo, ma fa un atto di intelligente imprenditore che capisce che il nostro, il suo posizionamento nel mondo è legato a questa realtà. Qui c'è anche il ruolo dell'Expo. Io penso che l'Expo deve essere questo. A mio avviso, non lo dico qui per arditi, lo sta troppo poco finora. A parte gli scandali, troppa concentrazione sulle opere e poca sulle idee. Le idee poi non solo l'agricoltura è la CRIF, l'agricoltura in questo caso è l'Italia, ma l'idea è l'Italia. L'ha detto bene Spinzer, mi ha detto un'assemblea di Confindustria. L'agricoltura è l'Italia, l'Italia che scommette sulla sua qualità, diciamo. Su questo c'è ancora tempo per fare, perché non servono gli appalti, serve l'intelligenza, servono le reti, anche perché anche se avesse avuto una quantità di soldi enorme sugli appalti, con Shanghai perde avanti. Cioè non è che voglio competere con uno. Ma la prima Expo dell'Europa, l'ultima Expo che si farà in Europa che per chissà quanto tempo, perché le altre si faranno in altre parti del mondo, può essere nel segno della qualità. E su questo, visto che Oliverio ha parlato questa metafora calcistica, qui Claudio sa che a me piace sempre paragonare l'Italia a Garrincia. Cioè Garrincia fu un grande, neanche io l'ho visto giocare, però sulla rete si trova, ma tu l'hai visto giocare? Può fare. Però è una bellissima metafora, perché Garrincia, tra l'altro Piccarelli ha scritto un racconto su Garrincia commovente, bellissimo. Garrincia era un giocatore, era un ragazzo poliomielitico di una periferia povera brasiliana, subì alcune operazioni, gli rimase una gamba più corta dell'altra di alcuni centimetri, era uno che se veniva analizzato dal Fondo Monetario Internazionale non doveva neanche guardare la partita, non sono, come dire, non devo mettere gli scartini. Garrincia peraltro in brasiliano significa uccellino, perché era gracilissimo, cioè Messi a confronto un Ercole, se uno va a vedere le foto di Garrincia, e però Garrincia diventa una straordinaria alla destra che faceva sognare gli stadi e impazzire gli avversari. Io penso che l'Italia è come Garrincia, quando l'Italia affronta l'Italia è imbattibile, e in questo fare l'Italia l'agricoltura svolge un ruolo fondamentale.